posizione di Villa quale è stata sempre? È quella che si è andata, è comparsa proprio con i suoi primi approcci alla Bibbia ed è finita con i labirinti, assumendo i labirinti come le opere, i lavori più recenti. Cioè la sua posizione è stata sempre quella di poter raggiungere il momento iniziale della parola. Ma il momento iniziale della parola qual è? I linguisti, gli storici della lingua, quelli che indagano sull'origine del linguaggio, si rifiutano di risalire oltre un certo punto. Dicono, ma nessuno mai, non è possibile andare a constatare il fatto dell'origine del linguaggio, perché l'uomo ha incominciato a parlare. Quindi le origini delle lingue si ricostruiscono solamente sulle possibili radici verbali, ma non si va oltre quello. Come sono nate queste radici? Che cosa ha portato l'uomo ad articolare queste radici e ad aggiungervi vocali e consonanti per avere la parola intera? Non ci si va, perché non ci si può andare. È così. E invece Villa voleva andarci. Per cui giustamente dice Tagliaferri, queste cose nascondono un vuoto, questi argomenti, ma è proprio questo vuoto che viene, che si sottopone, diciamo, all'essere, alla riflessione di ogni essere pensante. Ognuno di noi, almeno per una volta nella sua vita, dice, già, ma com'è che abbiamo, noi uomini abbiamo cominciato a parlare? E non troverà mai risposta, però si immagina che cosa, e ognuno se la racconta a modo suo, perché che altro potrebbe fare. Allora poi c'è la questione dell'età dell'oro, eccetera eccetera, cioè un atteggiamento tipicamente miliano che dice tutto quello che è successo dopo che fu pronunziata la parola che mise in essere il mondo è storia, sono cose degli uomini, e questo è il male assoluto. Io lo rifiuto, perché Villa è rimasto sempre un agnostico che rifiuta il mondo, disprezza la storia e non ha e vuole ritornare indietro, vuole fare le sue retrogradazioni, perché ha sempre funzionato in questo modo. Io sono il contrario di Villa, perché ho sempre pensato che l'unico motivo di interesse nella mia vita è guardare mutare la realtà.